Buongiorno Luca, buongiorno ragazzi, benvenuti all'ultimo appuntamento di Futura del 2019. In realtà Futura ha attraversato tutta l'Italia. Ha attraversato tutta l'Italia grazie ai vostri docenti che hanno avuto tanto coraggio nello spingersi all'interno di questa sfida, che è la sfida del digitale, grazie ai vostri dirigenti scolastici, ma anche, fatemelo dire, in questo ultimo appuntamento del 2019, grazie alle tante professionalità che ci sono nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Io ringrazio qui Simona Montesacchio per tutti gli altri, perché rappresenta bene quello che sa fare questo Ministero. Ringrazio loro e ringrazio naturalmente anche la Commissione Europea, perché oggi qua abbiamo degli ospiti importanti, ragazzi. Per una volta l'Italia è al centro delle discussioni in Europa, non per qualcosa che non va, ma perché l'Europa si è accorta che stiamo facendo bene qualcosa, che stiamo facendo innovazione dal basso nel migliore dei modi possibili. E allora, proprio grazie a quello che voi avete fatto, a quello che i vostri docenti hanno fatto, a quello che i vostri dirigenti scolastici, che il personale della scuola ha fatto, oggi la Commissione Europea discute di come replicare l'esperienza italiana di innovazione dal basso negli altri paesi. E quindi siete un esempio per i vostri colleghi degli altri paesi europei. E questo sicuramente vi deve far sentire orgogliosi, orgogliosi di quello che avete fatto e di quello che farete. Io dico spesso, uso spesso una citazione che è tra le mie preferite per descrivere come vorrei che fosse la scuola. Qualcuno dice che educare non è riempire un secchio, ma accendere un fuoco. Il Piano Nazionale Scuola Digitale è il cerino con cui noi proviamo ad accendere un fuoco. Qual è la differenza tra una scuola che riempie un secchio e una scuola che invece si dà l'obiettivo di accendere un fuoco? Da un lato c'è la scuola Wikipedia, quella che vi dà solo le nozioni, quella che funziona da distributore di nozioni, per cui voi dovete imparare a memoria delle cose, dovete semplicemente acquisire delle informazioni, e dall'altra invece c'è la scuola che ci serve oggi, quella che ci insegna ad utilizzarle quelle nozioni, quella che ci insegna a crescere nel pensiero critico, a distinguere le informazioni che sono vere da quelle che non lo sono e soprattutto ad aiutarci a capire come noi possiamo essere cittadini di una società complessa come quella che voi vivete. E allora il Piano Nazionale Scuola Digitale, quando è nato qualche anno fa, pochi credevano che potesse arrivare fin dove è arrivato, serve esattamente per aiutare i vostri insegnanti, i vostri dirigenti scolastici ad accendere il fuoco che c'è dentro di voi, perché ognuno di voi, come avete queste belle stelline con LED, dentro di sé porta un talento e la scuola serve a sviluppare quel talento, a farvi crescere con quel talento, a farvi capire che cosa volete voi essere da grandi, che cittadini volete essere. Ed il bello di questo piano nazionale è che va esattamente in quella direzione. In questo palco vediamo delle cose straordinarie, ma sono solo questo, tirar fuori da quello che siete il talento straordinario che avete. E in questi 3 giorni io vi auguro di riuscire a fare esattamente questo, riportarvi a casa la consapevolezza che portate dentro di voi un talento grande e che sarete grandi se riuscirete a coltivarlo. E i vostri docenti lo sanno, stanno facendo questo. Dategli fiducia perché vogliono far crescere quel semino che c'è dentro di voi, quella luce che voi fate, che voi portate anche all'interno di questo teatro. Dicevo che questa è l'ultima tappa di un viaggio bellissimo per quest'anno, poi continueremo. Eravamo agli ultimi posti in Europa qualche anno fa. Oggi siamo sopra la media europea per tantissimi indicatori, compreso l'investimento sulla formazione al digitale dei docenti. Però noi non ci vogliamo fermare qui. Certo, guardiamo all'Europa anche perché quest'anno sono 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Non eravate nati. Ma prima che nasceste voi, l'Europa era qualcosa di molto diverso di quella che voi oggi abitate, di quella che oggi è rappresentata da tanti che sono qui a guardare quello che si fa in Italia. Noi però non ci fermiamo all'Europa, pensiamo in grande, come in grande pensa Samantha Cristoforetti, come in grande pensano i tanti che guardano allo spazio come la dimensione a cui dobbiamo guardare. E allora noi vogliamo costruire la partecipazione italiana, il grande appuntamento di Expo 2020 che ci sarà a Dubai,
per dire la nostra sull'educazione del futuro, perché l'Italia sia un modello nel mondo. Noi possiamo essere questo, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo costruito fin qui e potremo portare questo modello italiano nel mondo anche attraverso quello che si farà il prossimo anno. Chiudo come ho iniziato ringraziando i vostri insegnanti, perché hanno avuto il coraggio di scendere dalla cattedra materiale, quella che avete nelle vostre classi probabilmente, senza avere paura di perdere in autorevolezza. Hanno avuto il coraggio di scendere da lì per salire su una cattedra che è molto più importante, è quella che li mette in connessione con voi, che li fa capire come si fa a farvi crescere da cittadini. E in fondo quello che stiamo cercando di fare qui, tutti insieme, docenti, dirigenti, ragazzi, personale, anche personale del Ministero, è immaginare qualcosa che ancora non c'è. Quello che hanno fatto quelli che si immaginavano di portare l'uomo sulla Luna, quelli che oggi si immaginano di portare l'uomo su Marte. Noi dobbiamo immaginare la scuola del futuro. E allora io, anche qui, come nell'altra mia partecipazione a Futura, vi voglio lasciare con un'altra citazione che ci descrive l'esperienza della scuola come un percorso utopico. È una parola difficile, utopia, no? Galeano diceva che l'utopia è come l'orizzonte. Faccio un passo e si allontana di un passo, faccio un altro passo e si allontana di un altro passo. E allora a cosa serve l'utopia? A cosa serve immaginare la scuola del futuro? Serve ad imparare a camminare. E siccome il vostro percorso di vita sarà un lungo cammino, io non posso che augurarvi buon cammino qui a Lucca e buon cammino per le vostre vite. Buon cammino, ragazzi.